Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale in questa vigilia di Ferragosto, perché sarà un 15 agosto caldo e di lavoro a Pescara per la giunta Marco Alessandrini. Rimpasto ormai deciso con l'ingresso proprio in giunta di Gianni Teodoro e Simona Di Carlo e la relativa uscita di scena di Giuliano Diodati e Laura Di Pietro. L'addio dell'ex assessore ai tributi, finanza e trasporti è destinato a lasciare il segno, tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Ferragosto di lavoro a Palazzo di Città Pescara per la giunta Alessandrini, un rimpasto di fine estate destinato a lasciare dietro di sé polemiche e malumori nel Partito Democratico, ma ormai è tutto deciso e non si potrà tornare indietro. In giunta entrano Gianni Teodoro per l'omonima lista e Simona Di Carlo per il Partito Democratico, lasciano Giuliano Diodati e Laura Di Pietro, ma l'uscita dell'ormai ex assessore ai tributi, alle finanze e allo sport è destinata a lasciare il segno con la componente del PD legata alla parlamentare Vittoria D'Incecco e all'assessore regionale Donato Di Matteo in subbuglio. Il 16 agosto ci sarà la proclamazione dei nuovi assessori e anche la conferenza stampa probabilmente di Giuliano Diodati, che potrebbe anche annunciare l'uscita dal PD. In queste ore bocche cucite nella maggioranza, a parlare è invece l'ormai ex assessore Di Pietro. È vero, sono giorni caldi, la politica purtroppo è questa. Chi non conosce a fondo i meccanismi, magari dall'esterno non può capire spesso quello che accade. Non sono giochi di potere o giochi per poltrone. In realtà la politica è questa, ci sono delle correnti, ci sono delle maggioranze, ci sono delle rivendicazioni legittimissime. Quindi è anche giusto, come sono entrata io 2 anni fa e sono stata nominata assessore, per me è stata un'esperienza meravigliosa, è giusto che adesso io lasci il passo a chi, diciamo, il sindaco ha deciso di nominare al mio posto. Il suo nome era stato fatto già diversi mesi fa come possibile assessore da sostituire, ha resistito per diverso tempo, però a questo punto è arrivata la decisione del partito e lei si attiene a tutto questo. Sì, certo, diciamo che ho resistito abbastanza, ovviamente quando io sono entrata in questa amministrazione, perché me l'ha chiesto il sindaco e l'ho fatto con enorme gioia. Lo ringrazio tantissimo per l'opportunità che mi ha dato e spero di aver svolto il mio lavoro al meglio, con il massimo impegno. Sicuramente avrò fatto qualcosa bene, qualcosa meno bene, ma sono orgogliosa, diciamo, del mio lavoro. Oggi mi chiedono di fare un passo indietro e non potrei fare altro che accettare ovviamente la decisione. Dopo questo passo indietro, Laura Di Pietro, che è di professione è giornalista, tornerà a fare la giornalista? Penso e spero proprio di sì. E le polemiche interne al centrosinistra per il nuovo rimpasto provocano ovviamente la reazione del centrodestra, che per bocca di Guerino Testa parla di governo della città ormai fuori controllo. La posizione è molto netta, innanzitutto diciamo che la giunta Alessandrini, da quando si è insediata, ha avuto momenti caldi. È l'ennesimo assessore con delega al bilancio che viene esautorato, ennesima crisi di maggioranza. Il centrodestra dice chiaramente che oramai il centrosinistra è alla frutta più totale, siamo alle comiche finali, c'è una maggioranza traballante, devono fare ogni giorno una giravolta per trovare la maggioranza in consiglio comunale e intanto la città è ferma, quindi a danno della città e a danno dei pescaresi. Una città che deve scontare l'aumento della tassazione al massimo, una città che deve scontare tutta l'urbanistica ferma, una città che deve scontare il probabile mercatino dei senegalesi. Quindi io diciamo noi chiaramente che il centrosinistra in questi 3 anni non ha prodotto nemmeno un atto utile e sta dimostrando il peggio che possa dimostrare un'amministrazione comunale. Tutto questo alla vigilia di un autunno caldo in cui bisognerà votare in consiglio provvedimenti importanti. Ma sì, l'operazione, diciamocela chiaramente, viene fatta per non subire l'ostruzionismo della lista Teodoro, perché noi come centrodestra abbiamo da sempre fatto un ostruzionismo non becero come fece il centrosinistra tra il 2009 e il 2014, ma un ostruzionismo molto responsabile, molto concreto, con idee chiare. E quindi per evitare di impantanarsi sul bilancio, sulla sessione urbanistica, hanno trovato un accordo con una lista che fino a qualche secondo fa ha detto di tutto e di più al sindaco, e un sindaco, la sua maggioranza, che ha detto di tutto e di più alla lista Teodoro. Quindi è un matrimonio innaturale, un matrimonio che porterà sicuramente allo sfaldamento del centro-sinistra e io penso alla ripresa da parte del centrodestra del comune di Pescara. Possiamo dire che è già iniziata di fatto la campagna elettorale a Pescara per le nuove elezioni?
Ma campagna elettorale, c'è chi tutti i giorni è sul pezzo, come si suol dire, si impegna, è a fianco dei cittadini, a fianco delle istanze, e chi invece poi si adopera solo negli ultimi giorni. Io penso che, come ho detto prima, che noi, i tre partiti di centrodestra e l'opposizione, hanno da subito accettato la sconfitta nel 2014, hanno rinsaldato le file e stanno facendo un'opposizione sotto gli occhi di tutti molto responsabile. Rimaniamo a Pescara, ma per parlare di cronaca, perché un giovane pescarese di 19 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente accaduto nella tarda serata di ieri, proprio in centro, nel capoluogo adriatico. Il ragazzo, che era a bordo di uno scooter, per cause in corso ancora di accertamento, si è scontrato con un'auto condotta da un trentenne all'incrocio fra via Tasso e via Trilussa. Soccorso dai sanitari del 118, prontamente accorsi sul posto, il giovane è stato poi trasferito in pronto soccorso per le prime cure, poi ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, attualmente ancora in prognosi riservata. Indagini in corso da parte degli agenti della Polizia Municipale. Sempre ci spostiamo a Sulmona, sempre per la cronaca, perché la polizia ha arrestato un 44enne sulmonese per spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio è accaduto lo scorso 12 agosto, ma si è appreso solamente oggi. L'uomo è stato sorpreso dal personale della squadra volante del commissariato di Sulmona nel centro cittadino nell'atto di cedere della sostanza stupefacente del tipo hashish. La successiva perquisizione personale locale ha consentito di rinvenire nell'abitazione del pusher 6 panetti più una dose di sostanza tipo hashish per un peso complessivo di 554 grammi circa. 3 vasi coltivati con 5 piante di marijuana in ottimo stato vegetativo, 15 grammi di tritume essiccato di marijuana, 2 bilancini di precisione, un coltello, un tagliere con residui della sostanza stupefacente porzionata. Al termine degli adempimenti di rito, l'uomo è stato trasportato alla locale casa di reclusione a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. E rimanendo sempre in cronaca, equipaggio miracolato nella giornata di ieri dei vigili del fuoco, perché verso ora di pranzo all'Aquila è precipitato un elicottero proprio dei vigili del fuoco, per fortuna senza fare vittime. Il servizio di Noemi Fratelli. All'Aquila momenti drammatici nella giornata di ieri intorno a mezzogiorno per l'elicottero dei vigili del fuoco impegnato sulle pendici del Gran Sasso. L'elicottero partito da Pescara infatti si stava avvicinando a Fonte Vetica a causa della ripresa del focolaio e per osservare dall'alto la situazione. Ma in fase di atterraggio ha iniziato a roteare su se stesso, mezzo fuori controllo, e che è atterrato violentemente accasciandosi su di un fianco. Per fortuna nessuna conseguenza per l'equipaggio, che è riuscito ad allontanarsi dal mezzo nel pieno della lucidità, anche se ancora un po' dolorante. Alla mente di tutti è tornato quel drammatico 24 gennaio, quando l'elicottero del 118 precipitò, causando 6 morti, durante un'operazione di soccorso vicino alle piste da sci di Campo Felice. In questo, per fortuna, i componenti dell'elicottero, soccorsi dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, supportato dal 118 di Pescara, sono rimasti illesi. Salvi il pilota Daniele Cappelletti, il secondo Riccardo Causin e il motorista Pierluigi Paoloni, che per ragioni di sicurezza e controllo sono stati comunque trasportati all'ospedale San Salvatore all'Aquila e all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Le cause dell'incidente non sono ancora pienamente accertate dai tecnici disposti. Non si esclude un'inaspettata forte raffica di vento che ha fatto perdere improvvisamente il controllo del mezzo aereo o un guasto improvviso. E domani giornata di Ferragosto, vediamo insieme al nostro meteorologo Luca Mennella quali saranno le previsioni per la giornata di domani. Bentrovati telespettatori di TV6, l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 15 agosto. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare l'Italia e il bacino del Mediterraneo pressoché sgombro da nubi, questo grazie alla presenza di un nuovo anticiclone che ci protegge dalle perturbazioni. Nel dettaglio, sull'Abruzzo al mattino le condizioni atmosferiche si presenteranno stabili e soleggiate su tutto il territorio regionale. La ventilazione sarà debole e moderata e i mari saranno principalmente calmi, mentre le temperature non supereranno i 30 gradi nel corso della mattinata.
Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio, tuttavia nelle zone interne dell'Aquilano assisteremo ad un aumento di nuvolosità alta e stratificata. Le temperature massime raggiungeranno valori attorno ai 30-32 gradi centigradi. In serata le condizioni meteorologiche si presenteranno ancora stabili su tutta la regione e caratterizzate da cieli sereni. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Cambiamo argomento adesso, andiamo a Giulianova perché in pieno centro al Lido una villetta è totalmente abbandonata. I residenti chiedono che venga bonificata definitivamente un'area che è diventata a rischio. Giulianova Lido, zona centrale residenziale tra Viale Orsini e Via Tasso, i cittadini del posto ci segnalano lo stato di abbandono ed incuria in cui versa una villetta abitata diversi anni fa. Ed ora abbandonata al ricovero provvisorio di tossici ed extracomunitari. Inoltre la fitta vegetazione in cui è imprigionata la casa in piena estate, dove in alcuni punti supera anche i 3 metri di altezza, la rendono pericolosa per incendi. Ovviamente la folta vegetazione attira all'interno ratti, serpenti, mosche, zanzare e ricettacolo di rifiuti. I residenti chiedono a gran voce un intervento veloce e risolutivo, anche e soprattutto per l'incolumità dei più piccoli per via di siringhe trovate sul posto. Qui c'è un'abitazione, una villa, una casa completamente abbandonata da anni che ci sono problemi, varie problematiche, da quello che vediamo dalla vegetazione, ad animali, a frequentazioni notturne di extracomunitari e quant'altro. Bisogna porre rimedio a questa situazione, insomma. Già è stata fatta circa 3 anni fa una petizione raccolte firme per i residenti di questa zona, con la successiva ordinanza dell'amministrazione e la successiva pulizia. Però da 3 anni a questa parte siamo tornati indietro veramente nel tempo, come possiamo vedere, insomma, che questa cosa, insomma, che questa situazione venga bonificata, mi viene questo termine per definire questa incuria, questo abbandono, insomma. Ma perché? Perché poi vediamo, ripeto, da animali, fetore, gente che di notte viene a dormire, non so cos'altro a fare, quindi è un via vai di situazioni anomale, per un'abitazione, per un posto a qualche metro dal centro. Beh, sicuramente c'è un'attenzione per questo problema che effettende intimidisce i residenti, no? Non è una situazione normale questa qui. Questo qui, aspettiamo che qualcuno si faccia carico, come probabilmente dovrebbe, qualcuno, in questo caso mi riferisco all'amministrazione che ha le capacità, gestione amministrativa per porre rimedio a questa cosa, Rimaniamo a Giulianova perché oggi è stata inaugurata la spiaggia libera a misura di disabile, Mare per Tutti, posta sul lungomare sud tra le concessioni Lido Sirenella e Negril. Vediamo. Abbiamo appena inaugurato Mare per Tutti, una spiaggia libera dedicata ai portatori di disabilità, con tutti i comfort, con le passerelle, con gli stalli a parcheggio dedicati, con servizio di salvamento dedicato, con strumenti che consentano ai portatori di disabilità di godere del mare, del sole, della sabbia, che sono così terapeutici nei loro confronti, nei confronti della comunità. L'abbiamo voluto appunto denominare Mare per Tutti e ha al suo interno anche degli strumenti come un job, un lettino che consente di andare in acqua e di farsi il bagno
e ci sono altri strumenti di cui, che saranno a supporto di questa spiaggia in avanti. Questo è un ulteriore tassello che noi abbiamo voluto mettere a disposizione di una città aperta, una città libera, una città che mette al primo posto delle proprie priorità la sensibilità e l'amore verso le disabilità. Una città che ha già il centro di lavoro guidato per appunto portatori di handicap che inaugurai nel 2009, gestito dall'ANFAS, che ha già una spiaggia che appunto dedicata alle disabilità, che quest'anno è denominato Progetto Helios sul lungomare nord, che ha il centro handball e handsport sulla statale 16, ormai da 20 anni gestito dalla polisportiva Amicacci. È una città che vuole credere nell'ulteriore abbattimento di tutte le barriere, posto che il 15 settembre partirà un altro lavoro importante a cui teniamo tantissimo, che è un anello che idealmente consentirà di viaggiare in tutta la città da nord a sud e tornare indietro privo di tutte le barriere, che, i cui lavori inizieranno il 15 settembre, denominato Anello Blu. E appena invece complicata la situazione per le scuole che si trovano a non poter ospitare gli alunni in sicurezza. Il servizio di Vestina News. Manca poco all'avvio del nuovo anno scolastico, ma la situazione scuole a Penne non sembra voler migliorare. L'ITC Marconi, la cui sede è chiusa dallo scorso 18 gennaio, dopo il crollo parziale del tetto a causa di neve e terremoto, non può garantire l'ospitalità per 450 studenti. La succursale di San Giovanni, inaugurata circa 2 anni fa, assicura la presenza di solo 150 alunni e la preside dell'istituto, Angela Pizzi, non può permettersi per un altro anno di organizzare l'orario scolastico in doppi turni. La dirigente scolastica afferma che i moduli scolastici provvisori finanziati dalla Regione Abruzzo per 200.000 euro non saranno pronti per settembre. Stiamo valutando tutte le possibilità, continua la Pizzi, tra cui la sede dell'ex giudice di pace e i locali comunali sotto i portici. Situazione ancora più complicata per l'istituto comprensivo Mario Giardini. Infatti, anche per il prossimo anno scolastico, gli alunni saranno ospiti dell'apparatore. L'edificio scolastico, chiuso da ormai un anno per effetto di un'ordinanza di sgombro da parte del sindaco Semproni dopo gli eventi sismici dell'agosto 2016. La costruzione della nuova scuola in via delle Naioli è un'ipotesi che la nuova amministrazione sembra non voglia percorrere. Infatti la giunta sembra aver chiesto l'annullamento del bando da tempo assegnato alla Corbo Group. A farne le spese sono gli alunni e i genitori e il comparto docente e amministrativo della Giardini. Nell'ultimo anno, proprio per la mancanza di una sede scolastica, l'Istituto Giardini ha visto l'esodo di alcuni alunni verso gli istituti dei paesi limitrofi. Andiamo a Lanciano adesso. Riconoscimenti importanti al dirigente scolastico Gianni Orecchioni, che impersonerà il mastro giurato nella 36esima edizione della rievocazione storica di Lanciano. Il dirigente scolastico e storico Gianni Orecchioni impersonerà il mastro giurato 2017 nel corso della 36esima edizione della rievocazione storica, che si svolgerà a Lanciano il prossimo 3 settembre. L'annuncio è stato fatto dal presidente dell'associazione Il Mastro Giurato Danilo Marfisi, alla presenza del sindaco Mario Pupillo e dall'assessore alla cultura Marusca Miscia. Orecchioni è dirigente scolastico al Da Vinci De Giorgio e anche presidente del Neoconsorzio Universitario di Lanciano e direttore della Fondazione ITS, Istituto Superiore Post Diploma Sistema Meccanica. Sono onorato della scelta, ha detto Orecchioni. La rievocazione del mastro giurato è una manifestazione di valore che contribuisce a mantenere vivo il ricordo della storia di Lanciano. Si dice nemo profeta in patria est. In effetti il riconoscimento della propria città è sempre la cosa più difficile, più bella anche, che si possa avere. Insomma, un riconoscimento così altissimo, di grande livello, perché non ha a che fare con la politica, ma è un riconoscimento proprio all'attività svolta come persona a vari livelli, come insegnante, come dirigente scolastico, come storico, presidente Ampi. Direttore dell'ITS, adesso presidente del consorzio universitario, insomma tutta la vita dedicata in qualche modo alla città, alla formazione, alla storia, insomma avere questo riconoscimento, insomma, per me
è una cosa molto bella. Il corteo storico è preceduto dalla settimana medievale dal 27 agosto al 3 settembre. Dalla commissione pubblici spettacoli è giunto il via libera alla Rocca del Mastro Giurato all'interno del complesso delle Torri Montanare. Manca solo la presentazione di alcuni documenti su antincendio, conformità dell'impianto elettrico e simili. Da parte dell'organizzazione invece è tutto in regola, dichiara il presidente Marfisi. C'è stato un aggiornamento unicamente per questi aspetti, ma credo che sia un ostacolo agevolmente superabile per quanto ci riguarda. Apriamo adesso la pagina di sport. Dopo la vittoria in Coppa Italia per il Pescara, due settimane dall'avvio del campionato, buone notizie, tre gol al Brescia che in realtà ricordano molto una vittoria sempre con tre reti realizzate proprio alle rondinelle 6 anni fa, che fu il preludio della cavalcata del Delfino verso la Serie A, e all'epoca c'era in panchina proprio Zdenek Zeman. Tre reti al Rigamonti di Brescia, il pensiero torna indietro di 6 anni, poco meno, ad ottobre 2011, quando un Pescara, sempre nel segno di Zeman, disintegrò le rondinelle, allora allenate da Giuseppe Scienza, e iniziarono il lungo cammino che l'avrebbe portato in Serie A. E se allora furono la doppietta di Immobile, il sigillo di Insigne a illuminare la serata lombarda, stavolta ci pensano Capone e quel Ferdinando del Sole, che sembra avere un particolare feeling con la competizione nazionale e con il gol in generale. Il giovane attaccante cresciuto nella cantera bianco-azzurra non è un giocatore qualunque. Il Delfino sembra infatti aver trovato in casa l'uomo gol del presente e del prossimo futuro. Alle spalle dunque la sconfitta nell'amichevole col Pineto, che comunque aveva mille attenuanti, ma soprattutto protetto meglio il reparto difensivo con Coda e Perrotta, e che concede solamente il momentaneo pareggio di Bisoli. La tenuta dietro dunque sembra essere la chiave di volta di una squadra che davanti non sembra avere problemi a realizzare, con le questioni di mercato destinate ad essere al centro dell'agenda ancora per qualche giorno, specie con le situazioni che riguardano i giocatori in uscita. Con un Brugman che invece prende le redini della mediana del Delfino e alla mezz'ora pesca Capone, bravo a punire Gagno. Subito il pareggio dopo qualche giro di lancette con il rasoterra di Bisoli, pescato da una verticalizzazione di Coppolaro, e nella ripresa che il Pescara viene fuori, complice anche una preparazione che inizia a dare i frutti desiderati, specie alla distanza. Koulibaly sale in cattedra e Del Sole fa capire al pubblico del Rigamonti le qualità innegabili che Zeman pare già voler premiare. Due reti di pregevole fattura che si incastonano in un secondo tempo nel quale anche Ganze e Balzania fanno il loro ingresso in campo per Capone e Pettinari, pedine fondamentali per lo scacchiere del Boemo a due settimane dall'avvio del campionato con la gara interna contro il Foggia di Stroppa. Il Brescia da qui in avanti cambierà, e non solo quello visto in Coppa. L'arrivo di Cellino e la conferma di Boscaglia potrebbero essere due pilastri della stagione che sarà. Nel frattempo per il Pescara solo buone notizie. La Serie B inizia tra poco, ma nel frattempo i biancazzurri si regalano il quarto turno di Coppa Italia a fine novembre. Ci sarà di fronte la Sampdoria dell'abruzzese Giampaolo, e basta anche solo il nome dell'avversario per tornare di nuovo indietro con la memoria a quella stagione conclusa proprio a Marassi. Le indicazioni sono che dobbiamo lavorare ancora tanto, ripeto, il risultato per noi è soddisfacente, siamo contenti, ma c'è tanto da fare. Ha fatto due bei gol, sì, un ragazzo è interessante, un ragazzo giovane, sta cominciando a giocare a certi livelli e ha fatto bene. Ma noi abbiamo sofferto primo tempo, anche se perché non abbiamo preso giusti riferimenti e non hanno fatto grossi errori, a parte situazione del gol e un'altra palla che abbiamo lasciato contropiede scoperto. Poi ha fatto bene fase difensiva, magari in fase offensiva forse ci vuole un po' più partecipazione. Io rispetto molto la squadra di Foggia perché li ho visti giocare anche l'anno scorso, è una squadra che gioca insieme da tanto tempo e hanno certi meccanismi già fatti, mentre noi li dobbiamo ancora trovare. A Brescia vince, era già successo qualche anno fa col Pescara di Insigne Immobile, dopo l'esperienza dico del 2006 è successo anche questa sera. Beh, meglio per me poi.
Scendiamo in Lega Pro, vittoria in Coppa Italia anche per il Teramo 3-0 sul Racing Fondi. L'allenatore biancorosso Antonino Asta fa il punto sulla squadra e sui singoli. Intanto si attendono ancora un paio di elementi per completare la rosa. Non è cambiato nulla, ti dico la verità, come sapevo che prima non eravamo dei brocchi, come so che adesso non siamo dei fenomeni, e questo non c'è dubbio, perché io ho la fortuna di vederli ogni giorno, gli allenamenti e i giocatori che ho a disposizione. E comunque non è anche questione di atteggiamento, è questione, sai, riesci a sbloccare la partita, su un paio di circostanze ci siamo trovati il momento favorevole per raddoppiarla e poi andava tutto in discesa, ecco. Però non voglio vederla tutta così positiva, ma non perché non voglio, vorrei, ma ancora non è, perché c'è momenti in cui dobbiamo migliorare nel fraseggio, nel possesso palla, lì molto, c'è momenti in cui dobbiamo gestire la palla in una certa maniera, però è il momento di crescita, era normale, e questo non deve far pensare che noi siamo prontissimi, ma come in verità non sono neanche altri. Il momento della stagione è questa, ancora mancano tanti giorni a quello che è il campionato, però è normale, volevo vedere l'atteggiamento da parte di questi ragazzi che c'è stata, hanno dato tutto dall'inizio, anche chi è subentrato ha fatto bene, e per ora note positive, ma non erano neanche prima quelle negative. Dobbiamo cercare in questo momento, ecco, quello che mi preme di più, aumentare quei minuti in cui abbiamo fatto bene. De Grazia è un giocatore così duttile che dove lo metti fa bene. Quei giocatori dove hanno quel temperamento, quella voglia, quella abnegazione anche tattica, è un jolly incredibile, quindi no, non credo. Ma Dio comunque ha ottime qualità da regista, ecco. Forse De Grazia è più orientato ad attaccare lo spazio, però oggi gli ho chiesto un sacrificio, l'ha fatto, e questa è la mia fortuna, avere dei giocatori duttili utili in certi momenti della partita e del campionato. Molto bene, lo conoscevo, un giocatore, noi non c'è dubbio che come squadra a livello proprio di statura, di struttura non siamo veramente messi benissimo. Però sapendo che in casa, nel nostro campo sintetico, insomma, magari ti può anche agevolare avere i giocatori un po' di così come lui, come De Grazia e come altri. Però ha fatto bene, sono contento, ma in verità come tutti, è logico che eri appena arrivato e mi interessava vedere come si integrava bene con i compagni e capire quel ruolo. Il suo ruolo lo può far bene e andiamo avanti. Sorteggiati i calendari di Serie D, ovviamente con particolare attenzione a quello che ci riguarda più da vicino, ovvero il girone F, dove ci sono le nostre 7 compagini. Allora vediamo le prime giornate di campionato. Si inizia il 3 settembre, l'Avezzano in casa contro la Jesina, trasferta per il Nero Stellati Pratola a Castelfidardo. Il Francavilla giocherà al Valle Anzuga contro il Fabriano Cerreto, l'Aquila all'Acqua Santa contro il Monticelli, trasferta per il Pineto a Matelica, trasferta anche per il San Nicolò al Civitelle di Agnone contro l'Agnonese, per la Vastese a San Marino. Questa è la prima giornata di campionato. Vediamo la seconda, il 10 settembre, uno sguardo alle nostre abruzzesi, il derby tra Nero Stellati e Francavilla, poi il Pineto in casa contro il San Marino, il San Nicolò giocherà contro il Matelica, altro derby all'Aragona di Vasto tra Vastese e Avezzano, trasferta al Benelli di Pesaro per l'Aquila contro la Vis Pesaro. Terza giornata di campionato, vediamo le prime 4 e poi l'ultima: Avezzano in casa contro il Monticelli, Francavilla San Nicolò, il primo derby di giornata. L'altro sarà tutto della provincia dell'Aquila tra l'Aquila e Nero Stellati Pratola, terzo derby Pineto contro la Vastese. Davvero una giornata da non perdere, quella del 17 settembre, terza giornata, e poi ovviamente il ritorno il 21 gennaio. La quarta giornata di campionato, 24 settembre, con il Nero Stellati in casa contro il Campobasso, trasferta ad Agnone per il Francavilla, il San Nicolò ospita il Pineto, derby di giornata, l'Aquila a Monte San Giusto contro la San Giustese, Vastese in casa contro il Matelica, trasferta per l'Avezzano a Pesaro contro la Vis. Vediamo come si chiuderà il campionato. 17esima giornata, l'ultima il 17
dicembre con Matelica Avezzano, Monticelli Francavilla, Nero Stellati contro il Fabriano Cerreto, Pineto Recanatese, San Nicolò San Marino e poi Vastese che affronterà l'Aquila e dunque il 6 maggio si chiuderà con l'Aquila Vastese ovviamente nel capoluogo abruzzese. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo l'appuntamento con il TG6 questa sera alle ore 23 per la terza ed ultima edizione. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.